Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Invece di battesa 70 phon, dopo una settimana di uso veramente intenso, l'abbiamo utilizzato in dual sim con dual apps. Eccoci alla video recensione conclusiva di Honor 8 Pro, successore del fortunato Honor 8. In questo caso le prestazioni tecniche sono state portate al massimo, dato che abbiamo un processore Kirin 960, di cui già ben conosciamo la potenza, con 6 GB di RAM, un display da 5 pollici e 7 in Quad HD e una batteria da 4000 mAh che ci consente di arrivare a sera con un uso veramente intenso. Un terminale adatto all'uso lavorativo. La fotocamera non mi ha particolarmente impressionato, è discreta, diciamo foto comunque accettabili, ma non è, diciamo, sui soliti standard della casa cinese. In ogni caso si può utilizzare tranquillamente. Devo dire che il terminale è velocissimo, lo vedrete durante la prova, non c'è il minimo rallentamento. Vediamolo velocemente. Qui sotto abbiamo lo speaker, ingresso USB Type-C, jack da 3,5, ingresso per o due nano SIM o una nano SIM, una micro SD, forellino per la riduzione del rumore, IRDA. Da questo lato abbiamo bilanciere del volume, tasto di avvio e spegnimento, standby, dual camera, sensore di impronte che è fulminio e il LED flash. Andiamo a sbloccarlo. Come vedete si è sbloccato immediatamente, un bel display LTPS molto luminoso, devo dire che sinceramente mi piace molto come luminosità, la velocità è notevole, non si ha il minimo impuntamento. Per quanto riguarda la ricezione, anche qui ai massimi livelli, stiamo parlando comunque di Honor Huawei, andiamo a sentire. Devo dire che anche l'audio è veramente molto molto buono, diamogli il tempo di agganciare. Già in capsula è buono, sentitelo in viva voce. Un audio veramente di buonissimo livello, ve lo faccio sentire anche in ambito musicale. Sentite com'è bello pompato. Insomma, niente da dire, è veramente notevole. Vediamo velocemente un video, andiamo a cercare quello che avevo cercato oggi, 4K Nature. Potete vedere che è veramente molto molto veloce. Se hai bruciore di stomaco non è un nostro problema. Ok, saltiamo l'annuncio perché di bruciore di stomaco di questo personaggio non ce ne può fregare di meno. Scusate, andiamo a fare la messa a fuoco. Dovrebbe essere già in 1440p. Sì, guardate come scorre bene e anche che bel display. Veramente la luminosità è molto molto elevata e anche la definizione non è assolutamente niente male. D'altra parte parliamo di un Quad HD. Ok, ora possiamo anche ritornare nella home. Come vedrete non pulirò mai la RAM perché con 6 GB spesso ne abbiamo 4 disponibili, per cui insomma ne abbiamo in abbondanza, potenza massima. Possiamo vedere un attimino com'è il display. Non è un AMOLED, però i neri comunque hanno una buona profondità. Devo dire che la qualità del display è veramente ottima. Possiamo vedere colori ben bilanciati, leggera saturazione del giallo qui, però niente di, diciamo, fastidioso. Insomma, una dotazione hardware veramente di tutto rispetto. Scusate, volevo farvi vedere velocemente le foto. Questa è una delle poche cose, diciamo, che non mi ha convinto in pieno. Non sono male, però sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio, e per 549 euro secondo me uno stabilizzatore ottico ci poteva anche stare. Vedete che in interno, questa è col flash, la definizione perde abbastanza, vedete che tende ad impastare, mentre invece le foto in esterno, qui l'abbiamo fatta anche in bianco e nero, devo dire che non sono assolutamente niente male e la definizione è decisamente buona. Qui i divieti di sosta li fanno rispettare e saraccano e saccagnano anche abbastanza con le multe, quindi se ci volete venire a trovare state attenti a dove mettete la macchina. Ok, ci si è girata la videocamera, piccolo incidente di percorso. Andiamo qui. Allora, non so come mai Sky TG24 oggi non funzionava, vediamo se è stato ripristinato. Sì, ok, ci siamo. Andiamo nel sito in desktop, un attimo di pazienza che ci siamo. Come vedete è veramente velocissimo nel fare qualunque cosa, ha una velocità impressionante, è forse uno dei terminali più veloci che ho mai provato
e anche di assoluta qualità. Io lo consiglio per un uso lavorativo, anche dal punto di vista ludico, assolutamente niente da dire. Android Nougat 7.0, classica interfaccia MIUI, come chiamatela come volete, comunque un'interfaccia senza drawer. Ok, facciamoci ora una partitina a MotoGP, dato che a Nova sono un po' scarso, non ho la possibilità di avere mio figlio qui in negozio oggi. Sentite anche qui l'audio com'è veramente bello pompato e sostanzioso. Partenza, andiamo nella gara rookie. Ok, gara, partenza. Non sarà una videorecensione particolarmente lunga perché il terminale merita veramente, non ci sono particolari problemi. Ora cercherò di stare nell'inquadratura. Come vedete, scorre assolutamente senza alcun tipo di lag. Io stasera sono in palla. Parlato troppo presto. Vedete come scorre bene il gioco? Frenata al limite, ma va bene così. Sarebbe stato bello avere il commento di Guido Meda in sottofondo, ma non ce lo possiamo permettere. Insomma, rientriamo nella home. Che dire, è veramente un ottimo terminale. E anche le dimensioni non sono particolarmente impegnative, sì, è abbastanza grandicello, però è comunque sottile, dotato di tutti i comfort, se così vogliamo dire. Io ribadisco, l'unica pecca che gli trovo è il fatto di una mancanza di uno stabilizzatore nella fotocamera. La cosa non avrebbe assolutamente guastato. Vi faccio vedere un po' giusto com'è, qui potete vedere la classica tendina. Le info sul telefono, vedete la MIUI, la 5.1 e la versione di Android è la 7.0. Insomma, diciamo che Honor, o comunque se volete chiamarlo Huawei, qui ha stabilizzatore ottico a parte, ha messo tutte le configurazioni massime, se così vogliamo dire. Con questo concluso, saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70.